Prima epistola dell'Apostolo Paolo ai Corinzi. Paolo, chiamato ad essere apostolo di Gesù Cristo per volontà di Dio e fratello Sostene alla Chiesa di Dio che è in Corinto, ai santificati in Cristo Gesù, chiamati santi, insieme a tutti quelli che in qualunque luogo invocano il nome del Signore nostro Gesù Cristo, Signore loro e nostro. Grazie a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. Io rendo continuamente grazie per voi al mio Dio, per la grazia di Dio che vi è stata data in Cristo Gesù, perché in Lui siete stati arricchiti in ogni cosa, in ogni dono di parola e in ogni conoscenza, per la testimonianza di Cristo che è stata confermata tra voi, così che non vi manca alcun dono, mentre aspettate la manifestazione del Signor nostro Gesù Cristo, il quale vi confermerà fino alla fine, affinché siate irreprensibili nel giorno del nostro Signore Gesù Cristo. Fedele è Dio dal quale siete stati chiamati alla comunione del suo Figlio Gesù Cristo, nostro Signore. Ora, fratelli, vi esorto nel nome del nostro Signore Gesù Cristo ad avere tutti un medesimo parlare e non avere divisioni tra di voi, ma ad essere perfettamente uniti in una medesima mente e un medesimo giudizio. Mi è stato segnalato infatti a vostro riguardo, fratelli miei, da quelli della casa di Cloè, che vi sono contese fra voi. Or voglio dire questo, che ciascuno di voi dice: io sono di Paolo, io di Apollo, io di Cefa e io di Cristo. Cristo è forse diverso? Paolo è stato forse crocifisso per voi? O siete voi stati battezzati nel nome di Paolo? Ringrazio Dio che non ho battezzato alcuno di voi, ad eccezione di Crispo e Gaio, perché nessuno dica che io abbia battezzato nel mio nome. Ho battezzato anche la famiglia di Stefana, per il resto non so se ho battezzato qualcun altro. Cristo, infatti, non mi ha mandato a battezzare, ma ad evangelizzare, non però con sapienza di parola, affinché la croce di Cristo non sia resa vana. Infatti, il messaggio della croce è follia per quelli che periscono, ma per noi che siamo salvati è potenza di Dio. Sta scritto, infatti: io farò perire la sapienza dei savi e annullerò l'intelligenza degli intelligenti. Dov'è il savio? Dov'è lo scriba? Dov'è il disputatore di questo mondo? Non ha forse Dio resa stolta la sapienza di questo mondo? Infatti, poiché nella sapienza di Dio il mondo non ha conosciuto Dio per mezzo della propria sapienza, è piaciuto a Dio di salvare quelli che credono mediante la follia della predicazione, poiché i giudei chiedono un segno e i greci cercano sapienza, ma noi predichiamo Cristo crocifisso, che è scandalo per i giudei e follia per i greci. Ma quelli che sono chiamati, sia giudei che greci, noi predichiamo Cristo, potenza di Dio e sapienza di Dio, poiché la follia di Dio è più savia degli uomini e la debolezza di Dio più forte degli uomini. Ricordate infatti la vostra vocazione, fratelli, poiché non ci sono tra di voi molti savi secondo la carne, non molti potenti, non molti nobili. Ma Dio ha scelto le cose stolte del mondo per svergognare le savie, e Dio ha scelto le cose deboli del mondo per svergognare le forti, e Dio ha scelto le cose ignobili del mondo e le cose spregevoli e le cose che non sono per ridurre al niente quelle che sono, affinché nessuna carne si gloria alla sua presenza. Ora, grazie a Lui, voi siete in Cristo Gesù, il quale da Dio è stato fatto per noi sapienza, giustizia, santificazione e redenzione, affinché, come sta scritto, chi si gloria nel Signore. Anch'io, fratelli, quando venni da voi, non venni con eccellenza di parola o di sapienza, annunziandovi la testimonianza di Dio, perché mi ero proposto di non sapere fra voi altro se non Gesù Cristo e Lui crocifisso. Così io sono stato presso di voi con debolezza, con timore e con gran tremore.
e la mia parola e la mia predicazione non consistettero in parole persuasive di umana sapienza, ma in dimostrazione di spirito e di potenza, affinché la vostra fede non fosse fondata sulla sapienza degli uomini, ma sulla potenza di Dio. Or, noi parliamo di sapienza fra gli uomini maturi, ma di una sapienza che non è di questo mondo, né dei dominatori di questo mondo, che sono ridotti a nulla, ma parliamo della sapienza di Dio nascosta nel mistero, che Dio ha preordinato prima del mondo per la nostra gloria, che nessuno dei dominatori di questo mondo ha conosciuta. Perché se l'avessero riconosciuta non avrebbero crocifisso il Signore della gloria. Ma come sta scritto, le cose che occhio non ha visto e che orecchio non ha udito e che non sono salite in cuor d'uomo sono quelle che Dio ha preparato per quelli che lo amano. Dio però le ha rivelate a noi per mezzo del suo Spirito, perché lo Spirito investiga ogni cosa, anche le profondità di Dio. Chi tra gli uomini, infatti, conosce le cose dell'uomo se non lo spirito dell'uomo che è in lui? Così pure nessuno conosce le cose di Dio se non lo spirito di Dio. Ora noi non abbiamo ricevuto lo spirito del mondo, ma lo spirito che viene da Dio, affinché conosciamo le cose che ci sono state donate da Dio. Di queste anche parliamo, non con parole insegnate dalla sapienza umana, ma insegnate dallo Spirito Santo, confrontando cose spirituali con cose spirituali. Or, l'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio, perché sono follie per lui, e non le può conoscere, poiché si giudicano spiritualmente. Ma colui che è spirituale giudica ogni cosa, ed egli non è giudicato da alcuno. Infatti, chi ha conosciuto la mente del Signore per poterlo ammaestrare? Or noi abbiamo la mente di Cristo. Or io, fratelli, non ho potuto parlare a voi come a spirituali, ma vi ho parlato come a carnali, come a bambini in Cristo. Vi ho dato da bere del latte e non del cibo, perché non eravate capaci di sopportarlo. Anzi, non lo siete neppure ora, perché siete ancora carnali. Infatti, poiché fra voi vi è invidia, dispute e divisioni, non siete voi carnali e non camminate secondo l'uomo? Perché quando uno dice io sono di Paolo e un altro io sono di Apollo, non siete voi carnali? Chi è dunque Paolo e chi è Apollo, se non ministri per mezzo dei quali voi avete creduto? E ciò secondo che il Signore ha dato a ciascuno? Io ho piantato, Apollo ha annaffiato, ma Dio ha fatto crescere. Ora né chi pianta né chi annaffia è cosa alcuna, ma è Dio che fa crescere. Così colui che pianta e colui che annaffia sono una medesima cosa, ma ciascuno riceverà il proprio premio secondo la sua fatica. Noi siamo infatti collaboratori di Dio, voi siete il campo di Dio, l'edificio di Dio. Secondo la grazia di Dio che mi è stata data, come savio architetto, io ho posto il fondamento, ed un altro vi costruisce sopra. Ora ciascuno sia attento come vi costruisce sopra, perché nessuno può porre altro fondamento diverso da quello che è stato posto, che è Cristo Gesù. Ora, se uno costruisce sopra questo fondamento con oro, argento, pietre preziose, legno, fieno, stoppia, l'opera di ciascuno sarà manifestata, perché il giorno la paleserà, poiché sarà manifestata mediante il fuoco, e il fuoco proverà quale sia l'opera di ciascuno. Se l'opera che uno ha edificato sul fondamento resiste, egli ne riceverà una ricompensa, ma se la sua opera è arsa, egli ne subirà la perdita, non di meno sarà salvato, ma come attraverso il fuoco. Non sapete voi che siete il Tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? Se alcuno guasta il Tempio di Dio, Dio guasterà lui, perché il Tempio di Dio, che siete voi, è santo. Nessuno inganni se stesso. Se qualcuno fra voi pensa di essere savio in questo mondo, diventi stolto per diventare savio. Infatti, la sapienza di questo mondo è follia presso Dio, poiché sta scritto: egli è colui che prende i savi nella loro astuzia, e altrove
Il Signore conosce i pensieri dei savi e sa che sono vani. Perciò nessuno si glori negli uomini, perché ogni cosa è vostra, sia Paolo o Apollo o Cefa o il mondo o la vita o la morte o le cose presenti o le cose future, tutte le cose sono vostre e voi siete di Cristo e Cristo è di Dio. Così l'uomo ci consideri come ministri di Cristo e amministratori dei misteri di Dio. Ma del resto degli amministratori si richiede che ciascuno sia trovato fedele. Ora a me importa ben poco di essere giudicato da voi o da un tribunale umano, anzi non giudico neppure me stesso. Non sono infatti consapevole di colpa alcuna. Non per questo sono però giustificato, ma colui che mi giudica è il Signore. Perciò non giudicate nulla prima del tempo, finché sia venuto il Signore, il quale metterà in luce le cose occulte delle tenebre e manifesterà i consigli dei cuori, e allora ciascuno avrà la sua lode da Dio. Ora, fratelli, per amore vostro, io ho applicato queste cose a me e ad Apollo, perché in noi impariate e non pensate al di sopra di ciò che è scritto, affinché nessuno di voi si gonfi per uno ai danni di un altro. Chi infatti ti rende diverso? E che cos'hai che tu non abbia ricevuto? Or, se l'hai ricevuto, perché ti glori come se non l'avessi ricevuto? Già siete sazi, già siete arricchiti, già siete diventati re senza di noi, e magari foste diventati re affinché noi pure regnassimo con voi. Perché io ritengo che Dio ha designato noi apostoli come gli ultimi di tutti, come uomini condannati a morte, poiché siamo stati fatti un pubblico spettacolo al mondo, agli angeli e agli uomini. Noi siamo stolti a causa di Cristo, ma voi siete savi in Cristo. Noi siamo deboli, ma voi forti. Voi siete onorati, ma noi disprezzati. Fino a quest'ora noi soffriamo la fame, la sete e la nudità. Siamo schiaffeggiati e non abbiamo alcuna fissa dimora. Ci affatichiamo lavorando con le nostre mani, ingiuriati benediciamo, perseguitati sopportiamo, vituperati esortiamo, siamo diventati come la spazzatura del mondo e come la lordura di tutti fino ad ora. Non scrivo queste cose per farvi vergognare, ma vi ammonisco come miei cari figli. Perché anche se avete 10.000 educatori in Cristo, non avreste però molti padri, poiché io vi ho generato in Cristo Gesù mediante l'Evangelo. Vi esorto dunque a divenire miei imitatori. Per questa ragione vi ho mandato Timoteo, che è mio figlio diletto e fedele nel Signore, che vi ricorderà quali sono le mie vie in Cristo e come insegno dappertutto in ogni chiesa. Or, alcuni si sono gonfiati, come se non dovessi venire da voi, ma verrò presto da voi, se piace al Signore. E conoscerò non il parlare, ma la potenza di coloro che si sono gonfiati, perché il regno di Dio non consiste in parole, ma in potenza. Che volete? Che venga da voi con la verga? Oppure con amore e con spirito di mansuetudine? Prima epistola dell'Apostolo Paolo ai Corinzi, dal capitolo 1 al capitolo 4.